do anything but sleep in every morning till my friends will get me on my feet. Cercano uno spazio di vita e di speranza. La tua benedizione. Antonio Abate, salvaci, o Signore. Per l'intercessione di Sant'Antonio Abate, salvaci. Dio conto di ogni santità, di Sant'Antonio Abate, salvaci, o Signore. Tu che hai animali che popolano il cielo, la terra e il mare, partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo, e dalla loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio, per mezzo dell'arca partecipano in qualche modo al patto dell'alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione della schiavitù d'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive, come abbiamo oggi letto nella prima lettura, e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature, e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana, per Cristo nostro Signore. Amen. L'inizio della creazione nuova, il fondo di ogni benedizione. Dio che ha creato gli animali della terra, come aiuto e sostegno della nostra vita terrena, ci protegga e ci custodisca sempre.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became. Comitato delle Sant'Antonio, a Calamontelparo, il festeggiato Antonio, da tanti anni che sta a lavorare, il più anziano, vero? Quanti anni? 5 anni. E lei quanti anni ha? Quanti anni ha? Complimenti, a lavorare con i giovani pure, li porta bene. In prima fila non solo in palazzo, ma anche tra le cugine del comitato del Baccalà, della festa di Sant'Antonio, del suo paese, Montelparo, Marino Scarbandi, con tutti i suoi aiutanti. Allora, sindaco, un grande lavoro qui a Montelparo, nonostante il terremoto, Montelparo è sempre viva, grande comunità. Una grande tradizione che si ripete ogni anno, anche se l'anno scorso con il terremoto, con la neve, siamo riusciti a fare lo stesso. Quest'anno per fortuna il tempo ci è venuto incontro, quindi la partecipazione è sempre alta. 17 quintali di Baccalà secco, acquistato dall'azienda Monti di Val di Prata, e olio di ospiti, fuoco, 7500 persone. Non è facile servirli tutti perché c'è molta affluenza. Io ringrazio tutto il comitato e i ragazzi della Sola Giovanile che collaborano oltre a qui sopra con il gazebo, con la polenta e sul Baccalà.